Questa straordinaria pratica ci permette di sperimentare ancora una volta che è sufficiente modificare anche di poco la posizione del corpo per modificare anche il respiro e farlo espandere oltre i suoi abituali limiti. È una pratica che ha un'azione riequilibrante su tutti gli elementi, agisce principalmente su Manipura Chakra, il centro del potere personale, Anahata Chakra, il centro dell'equilibrio e dell'amore, e Vishuddha Chakra, il centro dell'espressione e della comunicazione. Siedi in una posizione confortevole, se stare a gambe incrociate ti porta a disagio, va benissimo anche su di una sedia. L'importante è che la schiena sia bene allineata. Chiudi gli occhi, rilassa il corpo, distendi gli angoli delle labbra ad accennare un sorriso. Lascia scorrere il ritmo del tuo respiro in modo completamente spontaneo, senza intervenire. Porta adesso i polsi ai lati del bacino. I gomiti sono allineati con il tronco, le dita tese, i palmi verso la terra. Mantieni la prima posizione. Rimani come semplice testimone del ritmo del tuo respiro e prendi coscienza del fatto che in questa posizione il respiro si attiva e si espande nell'addome. Rimani in ascolto di questo respiro profondo che massaggia tutti gli organi interni. Solleva ora le braccia, rivolgendo i palmi delle mani verso l'alto, fletti i gomiti e portali aderenti al busto, come se stessi tenendo dei piatti con le mani, quindi le dita sono ben distese. Mantieni questa posizione nell'immobilità, osservando che il ritmo del respiro spontaneamente e facilmente si concentra nella parte centrale del corpo. Rimani in ascolto del ritmo del tuo respiro e del suo movimento che esplora e si espande nel torace. Unisci ora i palmi delle mani sopra la testa. Mantieni la posizione osservando il ritmo spontaneo del tuo respiro. E senti che il respiro si muove nella parte più alta dei tuoi polmoni. Mantenendo questa posizione, immagina un punto di luce proprio nella gola. E immagina l'aria entrare ed uscire da questo punto di luce. Ripercorriamo a ritroso. Porta le mani all'altezza delle spalle, i gomiti flessi, aderenti al busto. Porta l'attenzione al cuore. Immagina un punto di luce e immagina l'aria entrare e uscire da questo punto di luce. Torna ora con i polsi ai lati del bacino, le dita tese, i palmi rivolti verso la terra. Visualizza un punto luminoso in corrispondenza dell'ombelico. Osserva il respiro espandersi dalla pancia come se entrasse e uscisse dall'ombelico. Rimani ora in ascolto del ritmo spontaneo, portando, unendo indici e pollici in Dhyana Mudra. Ti invito a ripetere questa pratica per altre 2 o 3 volte. Conclusa la pratica, mantenendo sempre un'espressione sorridente, rimani in ascolto del tuo corpo e delle sensazioni che hai risvegliato dentro di te. E in questa presenza, ascolta e fai tue le parole dei saggi. Le emozioni sono come nuvole
in un cielo ventoso. Il respiro è la mia ancora. Lascia un commento qui sotto ed iscriviti a Passione Yoga per diventare anche tu, insieme a migliaia di altre persone, parte di questa meravigliosa comunità. Così facendo, riceverai ogni settimana contenuti gratuiti ed esclusivi per la tua pratica. Ci vediamo dentro. Namaste.